Due dischi in 2 mesi. La musica che diventa un'esigenza, perché hai un'ispirazione momentanea, anche perché l'ispirazione, diciamoci la verità, può esserci come può anche non esserci. Sì, Four Seasons è un album complesso quanto un voler ritornare a delle radici, ecco, che affondano nel jazz, per l'amor del cielo, però non proprio, non riesco mai a fare un prodotto che si possa dire jazz, no? Nei temi che scrivo c'è sempre una componente un po' particolare, no? Questo disco in particolare evade un po' della volontà di fare un disco di jazz oppure le basi classiche, qui si vede molto di meno. Perché? Perché questo è un disco elettronico. La prima volontà, diciamo, che mi è venuta di fare un disco così, varie strumentazioni che abbiamo qua in studio, tra cui almeno 3-4 sintetizzatori diversi, poi la drum machine, insomma c'è giusto un po' per un'idea adesso, qui non posso scegliere noi, cioè. O come dire, fare un tributo a un artista che c'è stato prima o ricercare un suono che era già stato provato prima. L'altra via è quella di fare delle cose originali, ma come si fa a dire nel 2017 sono originale? Difficile, un discorso complesso, no? Se ci pensiamo, vorrei fondere tantissimi generi insieme, in modo da creare un suono, un qualcosa di nuovo. Questo non vuol dire che ci riuscirò. Il disco arriva da quella stanza lì, insomma, io arrivo e ci sono delle idee, ma le idee sono solo un abbozzo. E allora col mio lavoro, grazie anche al supporto di tutti, dello staff, cerchiamo di dar vita a un sound nuovo e soprattutto cerchiamo di dare un senso a queste idee che arrivano, ok? Sì, adesso mettiamo un po' di tracce in più e poi sì. Se vuoi ci facciamo delle tracce vocali, se hai voglia. Perfetto, certo. Se no facciamo un po' di tracce. Il disco si chiama Four Seasons perché? Perché diciamo che ci sono 4 grossi filoni. Intanto il filone è appunto quello che dicevo prima, no? Di unire il jazz con la musica house. Dagli ultimi anni 90 fino al giorno d'oggi di sperimentazioni in quel genere se ne sono fatte. Qui cerchiamo veramente di dare uno spessore, di dare una varietà al linguaggio, no? Di mettere dentro elementi elettronici, ci mettiamo tutti gli elementi della spontaneità. Un quintetto che suona unplugged, capito? Però in un prodotto assolutamente elettronico. Il secondo elemento importante, secondo me, è il filone del blues, cioè si parte da una cellula tematica molto semplice,
per poi ripeterla in continuazione, però con l'aggiunta di strumentazioni, no, quasi nella maniera orchestrale, no? Il metodo dell'aggiunta permette di inserire i soli, ma inserirne 1, 2, 3, 4 insieme. Terzo elemento che vogliamo analizzare invece sono dei brani più soul ballad, diciamo, quindi senza accompagnamento di batteria o percussioni. Quarto elemento è quello del funky vero e proprio. Qui invece la ricerca è sul cercare di variare il più possibile la cellula tematica. Ah, ce n'è ancora? Sì. Ho sbagliato.